Roma New York in autobus. Stiamo per partire, stiamo per partire. Sono il manager del Follow the Man. Li ho aspettati qui a bordo. Ora li ho messi tutti a sedere. E adesso iniziamo 10 ore di volo. C'è chi fuma in aereo. C'è chi sta qui. C'è chi fuma in aereo. Ma non finisce mai quella sigaretta. Ragazzi, oggi siamo davanti alla pizza margherita con pesto in scatola. Allora, stiamo in viaggio da quante ore? Da 7. 7, 8 ore. Quasi 8. 8 ore. Quasi 8 ore. Stanchi? Stanchi? No, perché? Gianni dorme. Sto qua. Siamo in viaggio da 8 ore. Gianni si è fatto 3 birre. E arriveremo tra Los Angeles. Los Angeles, 11 ore a Los Angeles, invece a Los Angeles North. Questa pizza è di cartongesso. Mamma mia, ragazzi. Arrivati a New York. Arrivati a New York. Bella. Bella, beautiful, beautiful. Faccia un commento su questa New York. È stupenda, non la immaginavo così, con questi ponti. C'è solo un ponte. Hot dog di New York. Allora no? Adesso siamo a New York e sono le... Sono le 7. Ok, però non ce ne frega niente del New York. A me mi frega di quando arriviamo a Los Angeles. Arriveremo a Los Angeles che sono le 10:30. Ok. Di sera. Significa che fra 7 ore arriveremo a Los Angeles e fra 7 ore saranno le 10:30 di sera. Quindi significa che se io adesso vado a dormire è come se ho appena mangiato e mi faccio la pennichella dopo pranzo. Così fra 6-7 ore dormo. Quindi lo sai che vi dico, regà? Io mi faccio la pennichella dopo pranzo. Bella. Luna di notte. Grande. Adesso sì che c'è il piano. Oh yes. È stato facilissimo. Una passeggiata. Io lo farei 4-5 volte al giorno, 24 ore di viaggio. In questo momento mi sento che mi hanno masticato e sputato. Fortunatamente in un letto king size. Oh, oh yes! Welcome to Los Angeles! Garçon, una mancia ricca per lei! Portami a bere. Real time, video story, vediamo che succede. Saluta i fan. Ciao. Però andata qua. Vediamo un po' che succede. Dove ti farai il bidet? Nella mattina. No, ti meno. Che vuoi? Vatta a fare là. Vatta a fare la doccia. Dai, Ale!
salotto volante e non sappiamo quanto potrà costare. Secondo te, col tipo che parla con l'iPhone Axel Rose mi spiccia a casa. Ma allora dove siamo? Beh, siamo a... Quello è il Pigneto. Comunque, secondo me, alla fine del... Signori, di qua, no, di là, Hollywood. Giorgio, di qua. Aspetta. No, quello è il Pincio. Qua, Circo Massimo. Oh, col video si vede meglio, sai? Sì. Mi dite cosa c'ha da invitare in Maccarese a Los Angeles? Il video si muove, la foto. Gianni, diciate la differenza con l'Hollywood... E Maccarese? Niente, nessuna. Shalom, what do you think about? Vorresti essere qui, su questa stella, per terra? C'è scritto Shalom? C'è scritto Edel Clayton, il nostro nuovo mito. Stavi calpestando Edel Clayton. Sì, a sbullone. In e out. Ciao Shalom. Adesso che telefona l'hamburger. È lui che gode. Che gode. Eccolo ragazzi, questo è il nostro ometto. Sempre sorridente. Che bello un viaggio con tagliafini. In e out. Se fate scemo, scemo è più scemo. In e out, in e out. Voi gli date la Coca-Cola adesso e c'è il caffè dentro. Non gli date la Coca-Cola. In e out, in e out. Video, vedi che ti riconosco. Bene, bene. Allora, questo che cos'è? È un negozio di tatuaggi e Alessio sta per farsi tatuare l'ano, definitivamente. Bene. Alla fine l'ho trovata, la chitarra grattugia. In e out. In e out. Cannonata. Adoro la Spagna. Sonica, laggiù Negrita, di là Freddie Mercury. La voce Freddie Mercury. No, lui è il presidente.
Sì, il presidente. Certo. Presidente, sì, sì. Il direttore. Il direttore dell'istituto. Lui è il direttore. Tonight we have a superb antipasto, you say, with Emma Ray, a dreamy unique voice which stands out in the singing panorama of for his presentation. Insomma, Alessio è ubriaco. Alessio è ubriaco. Io non ho mangiato un cazzo e stavo un bocciolo. In e out. Oddio questa cosa. Io voglio andare in e out adesso, c'ho fame. Vogliamo andare in e out? Sì. Voglio un double, 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 double. Ma adesso come facciamo con la navetta? Niente navetta, prendiamo un taxi. Chiamiamo Carlitos. Voliamo come Superman. Vogliamo come Superman. Chiamiamo Carlitos, ci abbiamo il numero. È sempre il momento di chiamare Carlitos. Finalmente oggi per noi è mattina e anche per il nostro corpo è mattina. Buongiorno. Buongiorno. Mi riprendi pure a me. Ciao l'oceano. Ciao l'oceano. Santa Monica. Ragazzi, l'oceano. FedEx. Guarda quanto è grossa, guarda che cerchi grossi che c'ha. Pensate che siamo qui. È pericolo, pericolo. Dove? Sarebbe perfetto. Una balena spiaggiata. Oh, con due cose sarebbe perfetto. Dai, pigliamo io. I pantaloni pure sono fighi, però. Quello. Mazza, raga, che spettacolo. Ah, sai quando riusciamo. Oh, ma costume e bagnetto? Cazzo, sono bravo il costumino? Se fa morto un fetto? Ci sono pure le docci. Le docci? Le docci. Adesso continuo a perdere parole. Aiutami un attimo. Molto più bella della mia e sta cantando su un pontile. Sono venuto qui da Roma a far vedere quanto faccio schifo, perché il più stronzo sta qui con la voce di Carla. Magari il tuo futuro è su un pontile di Santa Monica, che sarebbe comunque sì, anche quello di Ostia, no? Capito? Quindi se lui viene a Roma, cioè tipo riempire il palazzetto dello sport, e qua invece riempie il pontile, sì, con i piccioni. Quante emozioni inutili. Mo se fa male prima del concerto.
Ok, il tandem è la cosa più difficile da guidare, però meglio noi che Gianluca che sta su quel coso. Guarda loro. Dove pensi di andare? A destra. Io sto frenando, ma non frena. Non frena? Non frena? Non frena? Ecco qua. Good morning. La paura. Falla, vai. E poi ritorno, sai. Vai. Divertiti. Chiedi a qualcuno se mette dietro. Annuncio, dobbiamo trovare un nuovo tastierista. Il nostro è andato nella bara. Il nostro è andato nella bara. O nella balia, volendo. Con un tanzin. Con un tanzin. Papalito. What's his name? Try it next. Donations. Another kiss? One second. Ho rimorchiato. Hi. How are you? I'm fine. Santo Scialo. Come San Francesco. Questa protesta. Questa protesta. Red, white and blue. Questa è la solitudine. Ragazzi, cioè qui stanno passando Tiziano Ferro. Quindi un domani, chi lo sa, potrebbero passare anche i Pooh. Oh, sorry. Hi. Madonna, come puzza sta cosa questa? C'è qualcosa di morto nel mio piatto. Da poco. Dai, ma morto male. In e out. Ti piacciono i Follow the Mad? Te gusta? Ok, te gusta? Oh. Ciao pure Pao. Pao, ti piacciono i Follow the Mad, visto che non l'hai sentiti? Belli, eh? Yes. Ok. Great. Ha ha ha.
E questo è il nostro camerino fino all'arrivo di Subsonica. Dopodiché ci sfrattano. Hai capito, sì. Ma dopo penso che... Poi gli presteremo il nostro la prossima volta. Oh! Poi non è morto. Mattina rincoglioniti, ecco un Giovanni di B come non l'avete mai visto. Au, au. Buon dì, bella storia, bella, bella. Con Giamino Grigio, che cosa fate vedere tutti questi pantaloncini. Sveliamo il segreto mattutino del scialo infra pantaloncini. Vabbè, inframinchio ce l'abbiamo detto. E sguardo perso. Capelli questo congelati. È stile. Capelli senza gel. Facciamo pure la proiezione tipo, tipo Monday Project di lato. Ecco, io posso essere ripreso solo di lato. Ecco, rifaccio. Sempre che fradito pure a Monday Project. I capelli senza gel uguali sono come la voce con l'elio che è uguale. Esatto. Qualsiasi cosa esterna a me non cambia. Non ti fa una pippa. Va bene. Monolitico. Oh. Intervistiamo il neo del Di Benedetto. Uno dei tanti. Cosa ne pensi di questo concerto? È una costellazione, Gianni. Sono il cavallo dello zodiaco. Sono che sciro. Insomma, com'è andato questo concerto di ieri sera? Concerto. Certo. Concerto. È un concerto. Ah no, cazzo il concerto! Non ci sei andato? Eh no che non ci sono andato, cioè stava Santa Maria su spiaggia Venice Beach così. Ma suonavano i Follow the Mad. Ti pare che venga a Los Angeles a vedermi i Follow the Mad. Sai quando ci vado a vedere i Follow the Mad? Il primo dicembre all'auditorium di Elsa Morante con l'orchestra. Che cazzo ci faccio io qua a Los Angeles a vedere i Follow the Mad? Ma fammi il favore, oh. Allora, affittiamo la macchina. L'abbiamo affittata a nome di Alessio. E adesso la spacchiamo. La sfondiamo. Allora, affittiamo una macchina a nome di Alessio. Ci andiamo a fare le sgommate, poi la spacchiamo. Io prendo il primo furgone che trovo, piglio. Ottimo. Dritto per dritto. Ottimo. Bella storia. Ti ci trovi? No. No, perfetto. Qual era la prima? Sorry. La prima era quella di prima. Quella di prima, quella di prima ancora? Quella di prima è la seconda. È la seconda, ok. È enorme, guardate dove sto io. Oh, non potete capire dove siamo. Guardate dove sto io. Ciao Alessio, ti devo dire una cosa, poi ti telefono che non mi senti. Che tempo fa? Sta bene là? Che tempo c'è il sole? Che tempo sol? Che tristezza. Mio Dio. Dove stiamo andando a mangiare? In e out! Hey guys! Momento insulti su Alessio. Momento insulti su Alessio. Record. Ti mangio il più brutto. Che è sta cosa? Quante emozioni inutili. Il bambino nero che ti guarda male. Sì. Ti riprende. Cioè, questi sporchi bianchi sono veramente delle bestie. Sostiene che tu sia infantile. Il bambino o primitivo, l'anello mancante dalla scimmia e il coglione.
Allora, qui c'è Semesh, Cardin, Mesa Boogie e il guitar solo. Mi sono fatto il coso che ci metto, l'iPhone dentro e suono tutti i programmi che voglio. C'ha pure l'applicazione gratis, basta fare l'applicazione. Grazie, Chuck. Questo è il Chuck. È successo che eravamo tutti e tre. Allora, eravamo tutti e tre ad avere carte di CRE, ma nessuna funzionava. Aspettiamo che parlava. Aspetta, io devo andare verso destra. La traduzione in inglese. Ok. Buoni tutti, io devo attraversare 10 corsie. Okay. Facilissimo. La situazione è questa per attraversare 10 corsie. È tipo un giochetto, stiamo tutti sotto assassini. Devo attraversarne un'altra e poi siamo vivi. Ok, che c'è sta 500 che pesa 4 milioni di tonnellate. Ok, a posto. Perfetto. Dopo che stavamo a fare il punto dei soldi, allora, che è successo? Le carte di credito, quelle poco famose come Circuito Maestro, Inch Direct, Visa, queste così più piccole, qui in America non funzionano. Allora stavamo con un po' di dollari portati così, un po' di cash. È finito il cash, non abbiamo soldi per sopravvivere, mangiare, pagare la macchina affittata e tornare in Italia con Gianluca che ci dice: io qualche spiccio ce l'ho ancora. Esce fuori che questo tizio ha 300 euro dopo dollari dopo tipo 3 ore di nervosismo. Giustifica. Non avevo capito la situazione. Io stavo guidando, sto facendo altre cose. Sì, sto giocando con un giocattolo. Sì, abbiamo $300, quindi siamo ricchi. Siamo ricchi. Secondo me tornano a Las Vegas e giocare. Mulholland Drive. Adesso se vedete un ragazzo che scende in bici, sono cavoli amari. È Donnie Darko. Se vedete una sul rogo, è Giovanna Darko. Possession of firearms, bow and arrow. Cioè, poteva mettere non divieto di caccia. Armi, divieto di non puoi avere armi da fuoco. Potevano benissimo scrivere divieto di caccia. Archi e frecce, perché ovviamente puoi vedere. E questa è stata una tromba davvero quello. Los Angeles visto dalla Drive. Ma c'è un cazzo. Due case luminose, c'è un nuvoloso. Raga, oggi tutto bene, no? Tutto bene. Speriamo solo che non succeda niente alla macchina. Oh! Quante emozioni, no? No, ma perché stai andando di qua? Noi eravamo convinti con la macchina di essere arrivati laggiù e invece siamo qua. Scusate, ma non hai pensato come sarebbe una vita normale? Giacca, e poi il cervello a un certo punto ha detto: no, aspetta, ci mettiamo, metti di Samuel. Sei sicuro? Tu metti.
Ma poi dopo sta credenza l'ha fatto subito quella dopo, cioè ne ha fatte due nello stesso. Ah ok, puff! Cioè me l'ho tagliato già con Paolo che trecca alla. Oggi sono, mi sono incasinato, l'ho detto, no? Poi mi sono girato quando abbiamo beccato il pieno bicchiere. Allora, praticamente, cercando la scritta Hollywood, ci siamo ritrovati dopo 200 km da Steve Window al teatro greco e su una collina. E adesso ci sta fermando la polizia. Signore e signori, la scritta Hollywood. Volevamo vedere la scritta Hollywood, siamo finiti qui. Che palle. Ma cos'è? Tra un'ora prenderà l'altro pezzettino, guarda. Oh, yeah. C'è la scritta? Quello che non potete vedere sotto le luci è la scritta Hollywood, che finalmente abbiamo trovato. Buga. Flip flop è proprio una merda. Ragazzi, posso fare il not bad. Quante serate ci ha svoltato questo video? Quante serate ci svolterà? Flip flop, se vuoi fare un regalo sicuro con gli pradino, nuovi amici, regala un flip flop rosso, il vino che te manda bene. Il vino che ti ma fa che fare ti flop. Ma che te manda bevuto. Allora, stiamo parlando con un barbone del luogo riguardo al proibizionismo. È un momento molto intenso. Quante emozioni inutili. Quante emozioni inutili. Questo è un real homeless e adesso avrete un saluto all'Italia. Say hi to Italy. Hi. Hi, italiano. Italiano, hi. Roma. Yeah. Adesso anche i barboni di Los Angeles. I don't know. Hollywood. This is it. Don't be a fool anymore. The wedding is over. No, don't you run. No way to hide. No time for wondering why. Oh, what more can I say? What's left to provide? Do y'all know that? No, I dance with you. You sing, I dance. You sing, you sing, you sing, you dance. Get your heart there. Okay, Alicia Keys. Alicia Keys. In love with you. Sometimes I love you. Sometimes you make me blue. Hey.
My name is Alex. My name is Alex.